Buono il secondo segnale. Partono veloci dall'esterno Onda degli Ulivi e Lido d'Alfa. Numero 2, Nirvana F, squalificato. La squalifica per Nirvana F. Poi numero vediamo sulla 9, curva l'errore anche SF, di Pericolo Matley. E quindi numero Onda 3, degli Ulivi Oriente in vantaggio. Trio, squalificato. Ha subito attaccata da Orfeo Jet, che ha sfruttato la partenza all'esterno della seconda fila del primo nastro. Quindi Orfeo Jet al comando davanti Onda degli Ulivi, Lido d'Alfa, poi Nicole Grad davanti a Osiri De Ron. Intanto il primo quarto in 32 da parte del Sauro di Andrea Vitagliano, che conduce un po' a sorpresa. Seconda posizione per Onda degli Ulivi. Fuori corsa anche Luster SF, Noble Norfroe in coda al gruppo. Ora Orfeo Jet la mette sul ritmo per rendere dura la risalita ai penalizzati. Abbastanza sgranati i cavalli, ora arriviamo a compimento del primo giro passato in 1 minuto e 2 decimi, quindi andatura sul piede dell'1.15 appena abbondante, cerca di renderla dura ai penalizzati. Andrea Vitagliano ha un paio di lunghezze di vantaggio su Onda degli Ulivi. La frazione della curva è passata ancora in 15. Secondo passaggio davanti alle tribune, ha un paio di lunghezze di vantaggio Orfeo Jet, sempre Onda degli Ulivi in seconda posizione, sposta al largo Lido d'Alfa. Ora Pruesse si è avvicinata ai primi, pedinata da O'Neill Griff, poi anche Naki Tass nelle prime posizioni. Noble Norfroe prova la terza ruota, 14.6 ancora la frazione davanti alle tribune. Orfeo Jet insiste con un'andatura a taglia gambe, la curva viene passata ancora in 14.8. Ora siamo sul rettilineo di fronte, Lido d'Alfa sempre in seconda posizione davanti a Onda degli Ulivi. Provano ad avanzare i cavalli che partivano da dietro, ma Orfeo Jet è ancora in vantaggio. Ora Lido d'Alfa si fa più pressante, ci prova Naki Tass in terza ruota, 15.1 la frazione delle scuderie. Sembra un po' provato Orfeo Jet, avanzano Pruesse e Naki Tass che sembrano avere energie più fresche. Poi vediamo ancora di fuori Lido d'Alfa, cavalli a ventaglio sull'ultima curva. Orfeo Jet, Lido d'Alfa, Pruesse, poi Naki Tass, retta d'arrivo, ancora Orfeo Jet in vantaggio, ma passa Lido d'Alfa, poi ancora Pruesse, Naki Tass, bellissimo l'arrivo, ci sembra Naki Tass quella con le energie più fresche, ed è Naki Tass che viene a vincere su Pruesse, Lido d'Alfa, poi abbiamo visto finire forte anche Lopez B. Quindi da rivedere, ma vittoria alla fine per l'allieva di Vincenzo Tufano, che viene a vincere la corsa tris con Roberto Andreghetti, ennesimo secondo posto per Pruesse, poi Lido d'Alfa, poi abbiamo visto anche Lopez B cogliere un ottimo quarto posto. La lotta accesa per il quinto, forse a favore di Pericolo Matley, che veniva da un errore, ma è tutta da rivedere la lotta per i piazzamenti marginali. Sicuramente al primo posto il numero 12, Naki Tass, secondo il 14 di Prua AS, al terzo il 5 di Lido d'Alfa, probabilmente quarto l'11 di Lopez B. Attendiamo l'immagine stretta per vedere la quinta posizione, forse proprio Pericolo Matley, attaccato da Osiri De Ron, ma attendiamo l'esito del giudice d'arrivo.